Poco fa ho detto ai bambini il valore della terra, no? Loro hanno lì della frutta e della verdura e che la terra ci regala queste cose. Da lì parte il concetto e anche questo progetto di insegnare ai bambini a mangiare sano, a mangiare bene e a mangiare secondo la nostra dieta mediterranea. È evidente che questo è legato alla salute, alla sicurezza alimentare. Noi avremmo sicuramente meno spesa sanitaria se mangiassimo tutto meglio. È evidente che poi in questi anni c'è stata anche una sottovalutazione in generale sul cibo. Oggi c'è un'attenzione elevatissima anche per alcuni fenomeni, uno su tutti l'Expo Nutrire il Pianeta. Quindi io penso che siccome i bambini sono il nostro futuro, sono gli adulti del domani, costruire a loro e con loro una consapevolezza sul mangiare sano è fondamentale, perché questi sono processi molto lunghi. Insegnare ai bambini le stagionalità delle nostre frutta e verdura, insegnargli come dire, anche con cose scherzose, loro stanno proiettando dei video, delle buone pratiche alimentari è fondamentale. E poi penso una cosa, che farlo con i bambini è uno non solo costruire un adulto più consapevole sul cibo, sul futuro, ci può aiutare anche a correggere i difetti degli adulti. Io cito sempre una cosa, quando sono partite le campagne della differenziata, si scoprì che i bambini a casa tornavano dopo aver fatto il corso sull'educazione ambientale a scuola e dicevano alla mamma: questo non va qui. Cosa voglio dire? Che questi progetti sicuramente costruiranno un adulto consapevole sull'alimentazione, ma aiuteranno anche le famiglie forse a cambiare qualche abitudine.